tutti ragazzi e bentornati sul nostro canale Il Mondo di Aaron e Gianina e oggi andiamo a vedere insieme come si prepara il delizioso plum cake. Questo dolce ha delle origini inglesi e viene degustato sempre nell'ora del tè, ovviamente accompagnato da un delizioso tè con i frutti rossi. Oggi vi proponiamo una fantastica variante che appena tagliata avrà una deliziosa sorpresa dentro. Oggi andiamo a vedere insieme come lo si prepara. Ragazzi, visto che questa ricetta prevede due impasti, per primo vediamo quello bianco e per esso ci serviranno 140 g di farina 00 biologica, 2 uova biologiche, 80 g di burro morbido di qualità, 80 g di zucchero semolato, buccia di un limone biologico, 50 ml di latte fresco biologico, 8 g di lievito per i dolci biologico ed infine un pizzico di sale. Per prima cosa mettiamo in una boule bella capiente di vetro, burro e zucchero e li montiamo fino ad ottenere una crema omogenea. Arrivati a questa consistenza aggiungiamo le uova una alla volta. Il primo lo mettiamo subito e il secondo lo mettiamo quando il primo sarà già ben incorporato. Poi aggiungiamo la farina, poco alla volta. La incorporiamo per bene senza che faccia grumi. Mescoliamo per bene. Poi aggiungiamo il latte, poco alla volta. Lo mettiamo poco alla volta così si amalgama per bene. E a questo punto anche la scorza di limone. Poi il lievito. E il sale. A questo punto mescoliamo tutto per bene finché non si sarà amalgamato del tutto. Giunti a questa consistenza non ci rimane altro che trasferire il nostro impasto dentro una teglia. La nostra teglia è di una lunghezza di 30 cm per una larghezza di 18. Ora lo trasferiamo sulla nostra teglia aiutandoci con una spatolina. E a questo punto non ci rimane altro che livellarlo per bene. Fatto ciò non ci rimane altro che cuocerlo e lo cuociamo a forno normale 180 gradi per 15-18 minuti. Mi raccomando, fate la prova a stecchino a 15 minuti perché ogni forno cuoce a modo suo. Ecco ragazzi come si presenta il nostro impasto bianco. Ora non ci rimane altro che, con l'aiuto di una formina a forma di cuoricino, ricavare più cuoricini possibili dal nostro impasto che poi trasferiremo su un bel piattino. È molto semplice da preparare. Ecco fatto. E continuiamo così finché non abbiamo finito tutto il nostro impasto. Ma guardate come sono venuti bene i nostri cuoricini. Ora li mettiamo un attimino da parte perché ci serviranno più tardi. A questo punto non ci rimane altro che creare il nostro impasto al cacao e per esso ci serviranno 190 g di farina 00 biologica, 200 g di zucchero, 3 uova biologiche, 100 ml di latte fresco ovviamente biologico, 100 g di burro morbido di qualità, 30 g di cacao amaro biologico, 10 g di lievito per i dolci ovviamente biologico ed infine un pizzico di sale. Come nell'altro impasto, per prima cosa iniziamo a lavorare per prima il burro e ovviamente anche lo zucchero. Finché diventeranno una bella crema omogenea.
Poi, sempre come prima, aggiungeremo uova, farina, cacao, lievito, latte e sale. Ora iniziamo con l'aggiunta degli altri ingredienti. Come prima partiamo dalle uova, che le incorporiamo una alla volta, e aggiungiamo le altre quando quelle prima si saranno già incorporate. Finiti di amalgamare tutti i nostri ingredienti, ecco come si presenta il nostro impasto. Ora lo mettiamo un attimino da parte perché ci dobbiamo occupare dell'assemblaggio. Per esso ci servirà una teglia da plum cake misura 25x11 che abbiamo già tappezzato con cacao e burro, poi ci abbiamo messo un quarto dell'impasto e ora stiamo aggiungendo tutti i cuoricini che, mi raccomando, devono essere uno attaccato all'altro, non ci deve essere nessun tipo di spazio. Mi raccomando, questo passaggio è molto importante, fatelo con molta calma. Ora ricopriamo il tutto con il restante impasto. Con molta calma anche questo passaggio. Finito di livellare per bene il nostro impasto, non ci rimane altro che cuocerlo e lo cuociamo a forno normale a 180 gradi per 45-50 minuti. Quando vedete che il vostro impasto si sta cuocendo troppo, aggiungete la carta stagnola e continuate la cottura. Mi raccomando, fate la prova a stecchino. Ma guardate com'è venuto bene il nostro delizioso plum cake! Bene ragazzi, ora siamo arrivati al mio momento preferito, sia l'assaggio, e adesso ci gustiamo questa delizia di un plum cake. Mamma mia ragazzi, che buono! È soffice come una nuvola. C'è questo gusto di cacao leggero che dà la nota giusta. Dopo in quello bianco c'è questa nota di limone che si sente molto delicata. Insieme danno un connubio perfetto. È leggero, spumoso, fatto benissimo. Insomma ragazzi, questo è un dolce assolutamente da provare nell'ora del tè. Ok ragazzi, il nostro video finisce qui e non mi rimane altro che dirvi. Se il video vi è piaciuto, iscrivetevi al nostro canale, mettete tanti like e tanti commenti come speriamo che sia. E noi auguriamo a tutti una splendida giornata. Ciao ragazzi, mi raccomando, attivate la campanella se il video vi è piaciuto.